Potete fare molte cose, facciamoci raccontare che cosa c'è dal nostro Ivo May. Buongiorno Ivo. Grazie Andrea, buongiorno a tutti ed eccoci agli appuntamenti del weekend di questo 11 novembre, San Martino. Mancano esattamente 50 giorni alla fine del 2017 e le cantine aperte in tutta Italia e tutti i borghi sono talmente tanti che dovrete farvi una ricerca da soli perché non posso dirveli tutti io. Per mangiare invece vi segnalo oggi e domani a Milano, nello spazio Milano Congressi a Rho, la dodicesima edizione di Golosaria, tutto il cibo italiano in 1.000 prodotti di eccellenza. 300 espositori e decine di incontri con personaggi dell'enogastronomia. Alle 17.30 un incontro particolarmente importante per stabilire che, una volta per tutte, l'apericena non esiste neanche nel vocabolario italiano. Scendiamo nella capitale dove tutto il fine settimana, negli spazi della nuova Fiera di Roma, i protagonisti saranno i MICI, infatti si svolge Super Cat Show, mostra internazionale del felino, concorsi internazionali, attività informative, spettacoli e giochi, ma soprattutto 800 gatti da tutto il mondo. Rimaniamo a Roma perché questa sera si svolge anche l'undicesima edizione del Gran Ballo viennese delle debuttanti. Crinoline bianche, tanti fiori e cavalieri in uniforme, ma attenzione perché proprio come nella favola di Cenerentola, a mezzanotte finirà tutto. L'appuntamento allora è alle 19.30 all'Acquario Romano. E se mi passate la battuta, dall'acqua passiamo al vino, perché nei dintorni della capitale, a Palombara Sabina, domani si celebra il giorno di Bacco. Tutti i migliori vini locali a vostra disposizione all'interno del Castello Savelli risalente al XIII secolo. Risaliamo fino a Milano di nuovo, dove oggi e domani si conclude la EICMA 2017, 75esima esposizione internazionale del ciclo e del motociclo, 150 anteprime tra ciclo, motociclo e accessori in mostra su 280.000 metri quadrati. Per spostarvi all'interno vi suggerisco quindi bicicletta o almeno il monopattino. Un po' di cultura finalmente a Napoli, dove oggi al Maschio Angioino protagonista assoluta sarà la filosofia con la Notte dei Filosofi. L'evento si ispira addirittura ai consigli notturni di Platone che il filosofo teneva nei momenti critici della città, quindi chissà quanti ne dovremmo fare noi in Italia. E infatti si dice tradizionalmente la notte porta consiglio. Appuntamento alle 19 alla porta del Maschio Angioino con il corteo della città in filosofia, accompagnati dalla musica del flauto e da voci collettive che leggeranno dei testi portati da casa. Quindi anche voi se volete congiungervi con un libro, andate là, libro sotto braccio e leggete quello che volete. Torniamo a parlare di cibo. E che cibo? Perché domani ad Alba, in Piemonte, la 18ª asta mondiale del tartufo bianco si terrà dentro il fantastico castello di Grinzane Cavour. E ricordate che il tartufo bianco è arrivato a costare ben 6.000 euro al chilo. E il castello Grinzane Cavour, tra l'altro, vale anche la pena di vederlo perché è patrimonio mondiale dell'UNESCO. Non poteva mancare questo weekend una maratona, in questo caso è la Global Ports di Ravenna, che partirà domani alle 9.30 da Via Roma e tornerà ovviamente anche a Via Roma. Tre distanze, 42 km, la mezza maratona a 10,5 km. A tutti i partecipanti sarà offerta una medaglia a ricordo che trattandosi di Ravenna non poteva essere fatta altro che in mosaico. E per finire un ricordo triste, purtroppo quello dell'11 novembre 1961, 13 aviatori italiani in missione di pace per conto dell'ONU vennero trucidati a colpi di mitra nel Congo belga appena divenuto indipendente. Per loro una medaglia d'oro al valor militare, un monumento all'ingresso dell'aeroporto di Fiumicino. Per i parenti una legge sui risarcimenti è arrivata solamente nel 2007. Un pensiero a quegli eroi di 56 anni fa, a voi buon weekend e a te Andrea Allinea.